Perché nella svolta totale cominci da Rieto, diamo il meglio sempre. Evviva! Ciao, io sono Filippo, qui con me c'è Ale, dietro la telecamera c'è Gianmarco e insieme siamo Qui si taffia. Allora Ale, oggi siamo tornati nella nostra città. Finalmente a Bologna a provare quella che per noi è la migliore proposta tradizionale del centro storico, siamo all'Osteria Bottega. Infatti oggi andremo a provare tutti i piatti della nostra tradizione, tagliatelle, tortellini, cotolette e tutti i dolci. Ma Ale, banda alle ciance. Andiamo. Andiamo a provarlo. Come nostra tradizione, Ale, quando noi veniamo alla Osteria Bottega lo facciamo sempre per delle occasioni comunque importanti. Tutto. Oggi vogliamo festeggiare Natale e abbiamo portato una bottiglia da casa. È vero. Questa possibilità. Ci siamo portati una bottiglia importante di Amarone che vi facciamo vedere dopo, però io inizierei con una bolla. Sì, all'inizio per partire. Beh, c'è da dire che l'ambiente stasera è molto bello. Molto di casa. Molto di casa. Ci sentiamo molto a casa. Allora Ale, io ti lascio scegliere, come al solito tutto a te. Carta bianca. Non ti devo insegnare niente tanto. Allora, quindi insomma. Osteria Bottega, obbligatorio di antipasto, salumi, formaggi, erborinati, assaggino. Erborinati. Chi sono io per dirti che dirlo? Primi. Io sicuro la tagliatella. Io tortellino, che abbiamo anche una chicchina da raccontarvi. Però erano buoni anche i tortellini. Lasagna? Non so, mi sembra niente oggi. Siamo 25 portate, insomma. Va bene. Tagliatelle, tagliatelle e lasagna. Di secondo, cotolettine, io ricordo un piccione molto. Hai ragione. Molto. Hai ragione. Allora, faccio questo. Un mezzo di spalla cruda, 48 mesi, di mora. Questa è la vegana, una piccola che la vuole. E questa la lasciamo da sola. Poi vi faccio un po' di coppa di testa e un po' di lardo bianco. Coppa di testa ovviamente fatta alla vecchia, Nella coppa di testa la cosa migliore sono i nervetti, ieri agli uracci. E quando si fa la coppa, che molti non lo sanno, l'occhio è la cosa più difficoltosa, pericoloso da mangiare, ma l'occhio che io andavo a inserire con mio padre, che aveva 18 anni, con il braccio corto, un bruciore di merda di coglione, ho capito dei grandi roccini, perché la chiusura diventa roccina per pane, i grandi roccini sono un brutto cane, poi diventiamo roccina anche noi, ma l'occhio, quando la mangiavo, che bevevo la coppa con un po' di sale e pepe, la cosa è strepitosa. Così faccio un fresco di coppa di testa di lato, spalla, tre fette di un erborinato vaccino di vacca. E questa è la partenza. Qui abbiamo il messino lardo di gola che era servito con un po' di pepe, la nostra coppa di testa e l'erbo rinato abbinato insieme alla mostarda. Filo, sono arrivati i salumi, io qua vedo una spalla bellissima, con una bellissima spalla di 48 mesi. Aggiungerei il d***o duro. Diciamo così, possiamo dire d***o duro. Poi qua, lardo con una sfumatura rosea e con tutte queste aromi che vanno serbettine, pepe, bravo. Poi abbiamo la coppa di testa all'antica maniera. L'antica maniera, chissà com'è la nuova. Poi loro, i miei amori erborinati. Così te li lascio. Mi lascio. Tutti? Vabbè. Tutti, perché ti vedo quando parli di erborinati. So. Ma qua c'è una chicchina. La mostarda della mamma. Della mamma, già della detto, mamma. Bravo. La spalla ha mantenuto clamorosamente le aspettative, vero? Cioè, guarda qua. Il grasso si scioglie in bocca, super piacevole. E sai che mi ricorda un po' un prosciutto spagnolo, guardo. Era questo il giro. Tu vai giustamente di forchetta. Da animale. Io da animale. Guardate, cioè, mi si scioglie tra le dita. Madonna. Si scioglie gli aromi, cioè, da Dio, vero? Si scioglie una roba incredibile. Anche la coppa molto buona. Però io ho un vincitore assoluto. Assoluto questo. No, benissimo. Però questo, come al solito, c'è uno di quei piatti se mi ricordi. Come sai sugli erborinati, devo lasciarti la parola perché sei il massimo esperto di erborinati. In Italia. Ho mangiato sia in purezza che con la mostarda della mamma, sta da Dio. Anche se Ale ultimamente ti sei spinto molto forte a fare una ricostruzione di erborinati altissimo. Da Crespi, è vero, da Cannavacciuolo. Bellissima esperienza. Guardate il video. L'orale, siamo partiti fortissimo, salumi, buonissimo, però adesso cioè, arriva la cavalleria pesante perché arrivano i primi. Tortellini, tortellone e lasagna. No, tagliatella. O lasagna. Tagliatella. Lo scoprirete solo vivendo.
i nostri tortellini non consigliamo il parmigiano in quanto altro è sapore delicato del brodo. Grande aneddoto che il cucchiaio di tortellini deve tenerne 7, se sta un in più da proprio. Guarda, oh, come vuole, cucchiaio generoso. Cucchiaio generoso, però il cucchiaio dei tortellini deve essere... Vabbè, questo tortellino. Oh no, Dandy, quanti tortellini vanno in un cucchiaio? Dagli 8, circa, 7, 8. 7. Il tortellino molto buono perché, come hai detto te, c'è un brodo abbastanza delicato, sì, e risalta tanto il ripieno. Il ripieno del tortellino per me è la roba. Sente, si deve sentire, ragazzi, il tortellino. Non è che fate il tortellino, bene, brodo delicato, ci sono gli anellini del grasso, quando li vedete vuol dire che il brodo è quello giusto e non è di dado. Tortellone, tanto hype su questo tortellone, cioè c'è una raccolta di gusto, ripieno, effettivamente molto delicato, molto piacevole, la punta di po' grana è sentita. Dimmi, non l'hai sentito? A me è piaciuto veramente tanto, sfoglia molto soda, cotto veramente bene, equilibrato, un piatto unico, perché questo è un piatto che mangi solo qua. Sì, ma non è scontato. Non è scontato. Anzi, non lo trovi, ci sono parte. Cioè, Bologna, questo piatto lo mangi solo qua. Sei pronto perché arriva una dei piatti in regina della cucina bolognese? Tagliatella. Tagliatella. Subito con il parmigiano. Ragazzi, se volete assaporare la tagliatella ragù vera bolognese, non mettete parmigiano. Maschera tutto un c***o di formaggio lì. Come potete vedere, io e Ale abbiamo messo una dose generosa di parmigiano perché a noi piace così. Noi siamo un team parmigiano. Scrivete nei commenti da che parte state. La tagliatella va col parmigiano o senza parmigiano? Col parmigiano è sempre buono. Beh, ragazzi, cioè, stiamo parlando di niente. Quel bastone in bocca. Bravo, cosa... c'è una goduria. Tagliatella, Ale, veramente buona. Ruvido al punto giusto, ragù incredibile. Questa è una delle tagliatelle più buone che potete mangiare con voi. Sei d'accordo? Bello, ti ho convinto. Ti hai convinto. Ultimamente siamo sempre più d'accordo. La cosa è un po' preoccupante. La cosa è molto preoccupante. Vorrei tornare un po' nella discussione. Già sui secondi. Ma sui secondi che arrivano, secondo me iniziamo a discutere. L'abbiamo fatto ovunque. Stellati, l'abbiamo fatto ovunque, non ci siamo mai vergognati, non so perché non vergognarmi a casa nostra. Qua se non lo fai da multa. Se non fate la scarpetta con il ragù siete veramente da multare. Questa è una delle godurie. Quante scarpette ti faresti? A nastro. Ale, come ti avevo detto, questo è il mio regalo per te di Natale. Molto questo affettato. Questo amarone della Valpolicella 2009 Libertani, un vino molto importante che tu stai già sentendo. L'abbiamo aperto all'inizio cena, l'abbiamo fatto vedere. Giusto. Per fare un po' dargli ossigeno. Ma te la sai la storia dell'amarone? Tu sai che non la so. Allora te la provo a raccontare. Tanto tempo fa l'amarone non esisteva. C'era il Reciotto, che era un vino dolce. Okay. Chi dice che proprio Bertani, quello che assaggi tutta sera, si era dimenticato una botte che è rimasta lì per anni, 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 anni. Dopo un po' sono andati ad assaggiarla e hanno scoperto che da dolce è diventato secco. Da lì nasce l'amarone e inizia a commercializzarlo con l'amarone. Quindi noi beviamo l'amarone originale. L'origine. Sentore al naso importante. Però in bocca c'è un bel equilibrio. In bocca è molto, cioè, molto meno invasivo. Sto portando. Mi dite? Eh? Hai avuto un suggerimento da casa? No, ho avuto un suggerimento da casa, però insomma. Cioè, bottiglia di altissimo livello. Si gode, poi con la tagliatella rossa. Ma adesso quei secondi. La morte sua. Il cotechino, ragazzi, ricordatevi, il piatto della festa è uno dei più grandi mangiare in assoluto. Cotechino e polpettone, altra grande cosa. Io a Natale mangio cotechino, polpettone e osso di doppione col gazzo toro. Due scodelle di tortellino, bevo, svoglio e vado a letto su. Il mio menù è così. La pezzagnana, lassata con prosciutto e parmigiano, e finisce la cottura in brodo di capone. Come potete vedere, Ale ha già scofanato tutto. Sì. Detto ciò, sono arrivati i secondi perché è arrivata la famosissima cotoletta alla bolognese, che per chi non lo sapesse si differenzia dalla cotoletta alla milanese, che forse è più famosa, ma possiamo dire che la cotoletta alla bolognese è molto più buona. Cioè, cotta nel brodo, crema di parmigiano, prosciuttino, cioè,
un altro campionato. Stavamo discutendo, cioè tu che sei uno che segue il calcio, qua stiamo giocando la Serie A, la Serie B, la Champions League, la Premier League, dove siamo? Siamo in Champions League. Nella Champions League della tradizione. Siamo in Champions League della tradizione bolognese. E te ti sei preso la parte con l'osso? Io mi sono preso la parte con l'osso. Beh, adesso facciamo vedere un attimo qua. Cioè, qua una figura che rimane attaccata, cioè, stiamo parlando di altissimo livello. A me piace un sacco perché il parmigiano è molto presente e a me piace un sacco. Da dire che c'è solo parmigiano perché insomma, ogni tanto qualcuno gli scappa un po' di panna. C'è un cotechino che ci aspetta. Ora qua, Natale, luci fuori, portici. Vado io, vado sempre al cotechino ordinario. Guarda, di quello che stai pensando, lo so cosa vuoi dire. No, non ti sembra il cotechino del supermercato? No, il tuo ordinario. No, sto prendendo tutte le catene dei supermercati. Visto che davanti ai carciofi si erano illuminati gli occhi, mi sono permesso di fare uno da assaggiare. Togliamo il polenta. Cioè, venire a mangiare la nostra bottega, fare la nostra degustazione, ci vuole un fisico, cioè ci vuole il fisico giusto, non è scontato. Ovviamente mette KO, ma io non mollo, Ale, non mollo un cazzo. Allora, prima vado di verdura, visto che... Cioè, sì, devi pulire la bocca. Devo pulire la bocca. Ah, carciofo, passione carciofi, e già si vede come... Come? Ti lascio immaginare. Pulito la bocca col carciofo. Andiamo di questo cotechino, che è una privatezza. Un signor cotechino. È un signor cotechino. Boom. Chiamo il 118. 118! Siamo al 118! Sì, dolciere. Dolci, distillati. Caffè. Distillati. E... non mi fermerai mai. No, stasera no. Stasera mi fai ordinare uno degli amari più cari del locale, vediamo quale c'è. Insomma, cercheremo di capire. E la cena sta finendo, l'amarone si sta facendo sentire. Dai, quattro forchette. Io non so perché ho quattro forchette, un cucchiaio, un coltello, due cotolette, due cotechini, carciofi distrutti. Una battaglia, ragazzi. Sono i dolci, ragazzi. Contarito, zuppa inglese. Dietro la telecamera che è un balordo, prenderà il scarpone. Allora, tutto in inglese, invece di mettere astratti il cacao, io cosa ho fatto? Ho fatto questo cioccolato Miami, un crudo di cioccolato, con una kermit, un artigiano, così esalti meglio la crema. La zambella è quando tu fondi il cucchiaio sulla crema e mangi la, non quella polvere del ma mangi la cioccolata. Prova a sentire che aria terra. La cosa sta diventando abbastanza atto finale, complicato, Ale, perché è arrivata zuppa inglese, torta di riso, torta della domenica, il panettone, tardi, panettone, ginofame col mascarpone, partire dalla torta di riso, che io prendo che era quello che avevi scelto tu. Esatto, io ogni volta che vengo qua, la torta di riso, dolce, bolognese, che non c'è dentro, sarebbe bolognese. Bravo, sottovalutato, vero? Dimenticato? Non so. Sottovalutato. Io vado di zuppa inglese, altro dolce che a tanti non piace, invece mi fa impazzire, ragazzi. Prendi sempre. Come si mangia zuppa inglese? Si affonda. C'è brazzadella, cioccolata Miami. Ma di cosa stiamo parlando? Vado, dolce della domenica. Paolino, sa se giro, cioè, non vale, giro. Ormai, guardalo. Volete farlo? Non so cosa scegliere. Non so, io rimango fedele alla zuppa inglese, però. Sempre siamo sul finale. Te come al solito, non ti tiri indietro sulla mano. Raccontaci di questo amaro, raccontami i piatti che ci sono piaciuti di più. Allora, cena veramente incredibile, a partire dagli antipasti, i salumi, una cosa unica che potete trovare solo qua a Bologna, anche sui primi alle molto tortellina, mi è piaciuto un sacco. Quel tortellone col coniglio, incredibile. Molto delicato. Sui secondi, niente da dire, cotoletta, cotechino, non mi ricordo neanche più che cosa abbiamo mangiato, dico la verità. Dolce, perché i dolci è stato dolce bene, dolce bene. Tutto inglese, lo zabaglione, che ti è piaciuto molto, sì. Anche il panettone di Genofabri.
poi abbiamo concluso così, quindi possiamo dire una delle cene, come abbiamo detto nel titolo, migliore di Bologna. Sì, sul tradizionale. Non ci sono arrivati, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, seguiteci, attivate la campanella per i prossimi video, per vedere i prossimi insulti del Merlo, ma soprattutto commentate se volete vedere altri video come questo e diteci che posto dobbiamo provare. E noi lo proveremo. E noi lo proveremo. E rimanete connessi per le prossime avventure. Ciao.